mai, mai scorderai l'attimo. Chi è Alessio? Uno come tanti, che fa un lavoro carino, come tanti fanno un lavoro carino, quindi niente di più e niente di meno. Qualcuno che è riuscito a fare un bel lavoro, che gli piaceva fare, e basta. E poi il mio lavoro mi rende famoso, altrimenti sarei uno come tanti. E come è cambiato ad oggi il doppiaggio? Cambiato tecnologicamente, sicuramente. La tecnologia, sai, il doppiaggio non cambia da solo. Il doppiaggio cambia a seconda di quanto cambiano gli attori che doppiamo. Un attore degli anni 70, mi è capitato di doppiarlo in un ridoppiaggio di una serie qualche tempo fa, e era molto complicato andargli dietro, avevano altri tempi. Noi siamo, ognuno è figlio del tempo suo, quindi ci siamo evoluti insieme a loro. Poi il doppiaggio è diventato meno, forse meno artigianale e un po' più industriale, però noi lo facciamo sempre con tanta passione, e quindi esce fuori anche l'artigianalità sempre del nostro lavoro. Io come l'aggettivo artigiano lo uso con un'accezione positiva, ovviamente. Anche quello industriale, perché poi anche l'industria ha i suoi pregi sicuramente, però in un lavoro artistico, in un lavoro di cuore, l'artigiano riesce a dare quella scalpellata un po' più particolare che rende il lavoro unico ogni volta che lo facciamo. Quale personaggio nel doppiaggio che hai fatto non pensavi che avesse tanto successo, comunque riscontrasse tanto successo, e invece l'ha fatto? Kenshiro, perché quando l'ho visto era l'apripista di questi eroi diversi, forse più adulti, forse anche più per un pubblico adulto piuttosto che per un pubblico adolescenziale, e comunque in storie così apocalittiche oggi non ci si fa più caso, ma all'epoca si veniva fuori dai robottoni e dalle telenovela a cartoni animati come Lady Oscar, Candy Candy, queste cose qui. Almeno per quello che sapevo io, che conoscevo io, quando nell'86, mi sembra, vidi la prima puntata, dissi: questo non lo vede nessuno. L'ho sbagliato. L'ho sbagliato proprio. E invece, qual è il personaggio che in realtà pensavi fosse un risalto maggiore, invece poi alla fine te lo sei perso perché non c'è? No, non lo so. Non lo so, non lo so. Quella di Kenshiro è stata una cosa particolare, però in definitiva io non è che faccio un personaggio, doppio un attore e me lo affilio in un certo senso. Noi facciamo, almeno questa è la mia maniera di essere, di vivere il doppiaggio. Ne faccio tanti di attori, ne faccio tanti di personaggi. In ognuno metto la stessa carica, lo stesso, deve venire bene. Quindi per venire bene devo essere presente, devo sapere cosa sto facendo e devo farlo bene. Dal cartone animato più brutto o più inconsistente al film più inconsistente, al cartone animato più bello, al film più bello. Sono tutti, io mi impegno in ogni cosa che faccio. O per esempio, per dirne una che sembra una stupidaggine, ma non lo è, un narratore di un documentario nel quale, pur con le tempistiche che abbiamo, che sono molto strette, io cerco di dare il massimo e di rendere la recitazione, la narrazione più fluida possibile, più interessante possibile. Quindi non c'è un personaggio che mi sono perso, non c'è. Sono sempre stato molto contento di aver fatto i personaggi, e come dico nelle mie dirette radiofoniche, molto spesso esco dalla sala e cancello tutto quello che ho fatto, perché un attimo dopo sto andando in un'altra sala a fare un altro personaggio, magari completamente opposto, diverso, per il quale devo essere carico alla stessa maniera. Hai detto recitare, non hai detto doppiare. Il recitare, perché sei anche attore. Siamo tutti attori, siamo prima attori e poi doppiatori, perché il doppiaggio è una specializzazione dell'essere attori. Molti mi chiedono: ma io vorrei fare il doppiatore, non mi interessa di fare l'attore. Allora, io ho cominciato da bambino ed è un altro percorso. Ho cominciato come doppiatore ed ero un bambino. Chi comincia
dopo i 18 anni, 16, 18, 20 anni, insomma, non può saltare direttamente al doppiaggio perché si deve passare per la recitazione. Deve essere un bravo attore, deve poter dare qualcosa e poi si specializza nel doppiaggio, che è una specializzazione particolare e impegnativa, diversa per alcuni versi dalla recitazione, ma le basi sono comuni. Quindi bisogna recitare. Chi pensa che il doppiaggio sia leggere non ha mai visto un turno di doppiaggio, non sa come funziona, neanche l'immagine. E poi se guarda, io stavo scorrendo le immagini del con il monitor, un secondo monitor, stavo vedendo la tua cioè televisione, film, cartoni animati, videogiochi. Anche sì. Ma a me diverte fare tutto, mi diverte anche fare il videogioco, che poi è una delle cose in cui vediamo di meno, perché a volte doppiamo addirittura sulla forma d'onda. Non so se è presente la forma d'onda proprio che si vede quando registri una frase, registri ecco, noi doppiamo guardando la forma d'onda e dobbiamo imitare la forma d'onda, una roba alienante, tremenda. Però mi diverto lo stesso, perché comunque se il lavoro viene bene sono contento. Sai quando è che non mi diverto? Quando il lavoro viene male, quando non sono soddisfatto del lavoro. E allora lì mi sembra di aver perso la giornata, di aver perso tempo. E poi siamo passati pure alla musica. Perché sei comparso in tre parti, tra cui anche con i Pooh, in una raccolta di box Pooh. Però sempre attraverso la recitazione. Perché io come cantante, quando vado a recitare, a cantare col maestro Brancucci, mi è capitato 2 o 3 volte, tutte le volte si mette le mani nei capelli perché sono calante, io non sono un cantante, sono un ascoltatore, non sono un cantante. Quindi per fare il cantante devo riprovare, mi devono aiutare, devo farla a pezzi, è un disastro. Quindi sia nel cofanetto dei Pooh del 2013, che ho fatto grazie a Cristian Iansante che mi ha proposto questa bella cosa, sia nell'LP dei Neversin del 2018, settembre. Sì, e anche nell'LP di un mio parente alla lontana, Giovanni Cigliano, del 18, io faccio delle parti recitate, cioè ho delle piccole introduzioni o parti recitate all'interno del brano. Carino, divertente. Non avrei mai pensato di apparire su un CD musicale, invece è successo. Salendo sul palco e c'hai di fronte il pubblico che ti osserva e che si emoziona, ride, piange, applaude di fronte, che sensazione ti dà? Stranissima, infatti l'ho fatto pochissimo, perché poi, vedi, succede il contrario anche, no? Inizi da bambino a fare il doppiaggio e ti specializzi. Io ho come interlocutore il microfono, quindi devo prendere lui, devo riuscire ad accarezzare lui, a muovere la capsula interna al microfono per riuscire a prendere tutte le cose che voglio dare. Ma il teatro non era la mia casa. Bello, divertente, ma io non mi sono mai sentito in grado di fare l'attore, e quindi l'ho fatto un po', ho fatto 2 o 3 spettacoli e poi l'ho abbandonato completamente, e sono tanti anni che non faccio il teatro. Però la quarta parete è bella, quando si apre il sipario e tu sei davanti alla quarta parete, ma in effetti poi hai contatto con il pubblico, soprattutto nei teatri off di Roma, che sono molto piccoli, quindi il pubblico l'hai qua, ce l'hai ai tuoi piedi. E bello comunque vedere le reazioni della gente e capire se stai nella direzione giusta oppure no, se quello che trasmetti lo trasmetti bene oppure no, è un bel riscontro. Io non sono mai stato, il mio lavoro è il doppiaggio, io sono un po' orsetto, quindi preferisco stare là al doppiaggio, come diciamo noi, ogni volta che sai, quando il doppiatore più bravo, il doppiatore più bravo non si vede perché le fa tutte buone alla prima, ma si vede perché mette qualcosa di buono. Quando capita che la rifai, lì stai dando qualcosa, secondo me, stai cercando quella cosa che non riesci a dare. Quando la trovi è bellissimo, è il massimo, perché vuol dire che è una cosa che tendenzialmente non hai nelle tue corde, ma che riesci comunque
a esprimere dopo diverse volte che la fai. Quindi io quando un attore mi dice, sai, io ho fatto tutte buone la prima, dico, chi se ne frega, bravo se le hai fatte tutte bene, perché se le hai fatte buone la prima e c'è qualcosa che non va, conveniva insistere e farne tante altre per riuscire a trovare l'eccellenza. E all'ascolto della vostra periodo di doppiaggio, qualche complimento o almeno qualche reazione dicendovi se è riuscita a dare un qualcosa in più che in realtà nella versione originale non riuscite a dare? Ma no. Allora, succede di migliorare una versione originale, ma quello riguarda le nostre orecchie. Ricordiamoci che due lingue hanno due un attore che può sembrare molto statico nella nostra lingua, magari è estremamente dinamico in un'altra lingua. Quindi noi non miglioriamo niente, noi cerchiamo di non alterare quello che facciamo, quello che è già stato fatto. È uno strato in più, no? Che negli altri paesi, metti in America, se il film è americano, questo strato non c'è. C'è in Italia, in Germania, in Francia, in tutti i paesi dove doppiamo. Però cerchiamo di non alterare, di non migliorare. A me non è mai stato detto, ma neanche vorrei sentirmelo dire, che il mio lavoro ha migliorato qualcosa rispetto all'originale. No, mi sembrerebbe di aver mistificato cioè lì c'è stato qualcuno che ha girato e un regista che ha dato buono il ciak, quindi perché io devo migliorare qualcosa che per loro era già eccellente? Non va bene. E un consiglio che daresti a un giovane o un ragazzo che vorrebbe intraprendere? Deve arrivare che già questo mestiere sa che cos'è, cioè al doppiaggio si arriva da attori, non si arriva da appassionati, non si arriva da i sogni nel cassetto non devono essere lasciati, però si deve fare il percorso. Se io voglio operare a cuore aperto, non salto l'università, devo farla, è necessaria. E anche le specializzazioni, e anche il tirocinio, e anche poi fare prima magari un appendicite, e poi magari arrivo ad operare a cuore aperto. No, ci sono degli step. E gli step ci sono anche nel doppiaggio. Devi essere già attore, devi avere la certezza, secondo me, che nel momento in cui comunichi con gli altri sul palco, dove comunichi con gli altri, c'è professionalmente, ovviamente, cioè dai qualcosa. A quel punto, quando sai che hai qualcosa da dare, ti presenti anche al doppiaggio e allora ti specializzi. Non tutti gli attori, io non sono d'accordo col fatto che se sei attore sai far tutto nel campo della recitazione. Come ti ho detto prima, io sul palco non sono bravo, non è la mia casa. Mentre invece sono bravo come conduttore radiofonico, per esempio, e c'è invece tante persone che sono attori meravigliosi, ma li metti a fare i conduttori radiofonici e non spiccicano parola. Allora, ognuno deve fare la sua, come si dice, deve seguire le sue attitudini. Se la tua attitudine è fare doppiaggio, ti presenti e sicuramente avrai la tua chance, avrai la possibilità di emergere. Però devi arrivare che già lo sai, quindi si studia recitazione, si inizia il percorso recitativo e poi dopo si viene a fare doppiaggio. Oppure, se sei bambino, impari da bambino, ma quella è un'altra storia. Ricordiamo che il doppiaggio, la recitazione, il teatro è comunque cultura, punto, perché finisce lì la cultura. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? È cultura, ma per me è il lavoro. Ok, sì, certo, per me è lavoro. Sai che significa lavoro? Significa che io devo far cultura, sicuramente, eccetera, eccetera, ma per me personalmente deve essere funzionale a portare a casa il guadagno che per un altro è andare a fare l'avvocato, piuttosto che andare in un ufficio, piuttosto che lavorare in un ministero o quant'altro. Quindi il nostro è un lavoro. Poi che sia un lavoro che ha sicuramente un contenuto di cultura, è molto interessante ed è bello. Non tutti i lavori hanno, anche se io poi dico che quando viene l'idraulico e mi ripara il flessibile, per me è un mago, perché io non lo so fare, quindi mi ripara, cioè schizza l'acqua, poi non schizza più, e io lo vedo come un mago, un grande professionista. Noi facciamo cultura, però il nostro è un lavoro, quindi non confondiamo. La base è che mi deve sostentare nella mia vita questo lavoro. Dopodiché
incidentalmente e fortunatamente riesco anche a fare cultura, e allora è una gran figata, è un bel mix. Infatti noi volevamo raggiungere l'obiettivo, che ricordiamo che è la cultura, però bisogna arrivare a fine mese con le bollette, certo, e tutto il restante, perché la vita certo, ha un costo normale. Cioè un costo. Poi ricordiamoci sempre che per un attore che sfonda ce ne stanno 100 che spingono, e poi ci sono le maestranze, cioè c'è tanta gente che lavora, che gira intorno al mondo, non solo del doppiaggio, ma dell'intrattenimento in Italia. Sono punti di PIL, una cosa che abbiamo imparato a sentire adesso, no? I punti di PIL che sono così importanti. Sono tanti punti di PIL la cultura. Quindi ricordiamocene, apprezziamola per quello che è, ricordiamoci che noi per prima cosa lavoriamo, poi nel lavorare lavoriamo artigianalmente, come dicevo all'inizio, e quindi in tutto questo riusciamo a dare un plus valore a quello che facciamo. Poi il plus valore dipende anche da chi lo recepisce, no? C'è chi lo recepisce e chi invece no, però questo non è importante. Noi lo diamo, e lo diamo attraverso la nostra le nostre capacità, e nel doppiaggio sentitamente restituendo quello che non apprezzerebbe nessuno, perché recitato in una lingua che alle nostre orecchie diventa immediatamente esotica, no? Allora, chi ha scritto una cosa non vuole che si percepisca come una cosa strana, esotica, pazzesca, vuole che, come io e te, no? Stiamo parlando, non c'è bisogno di filtri, ci capiamo immediatamente, quando non c'è bisogno di traduzioni o di filtri. La stessa cosa succede in un film, quando lo vedi, non c'è il filtro e lo capisci immediatamente. Lo sceneggiatore voleva che fosse capito al volo, e tu lo capisci al volo. E questo è il nostro lavoro, in sintesi. Quindi vi posso salutare come Chiacchino, come Leonetto che ti dicevo. Vi posso salutare come il signor Spock dei film di Star Trek. Vi posso salutare come il dottor Manhattan di Watchmen, o anche come Saru. Ma tutti gli Star Trek che ho fatto Voyager, ne ho fatti veramente tantissimi, e il saluto rimane sempre lo stesso, rimane il saluto di Alessio Cigliano, che saluta tutte le persone, e te ovviamente che mi stanno ascoltando, augurando, visto che ci siamo, un buon Natale, anche in un momento come questo, nel quale il buon Natale per molti non è, ma cerchiamo di essere forti e di arrivare alla fine di questa grande tragedia. Grazie. Mai, mai scorderai l'attimo. Io ti ringrazio, guarda, perché è stato un piacere conoscerti, soprattutto perché ho conosciuto Monica Ward, ho conosciuto Alessandro, il figlio. Sono personaggi come poi tanti altri, però ognuno mi racconta un pezzettino del mondo del doppiaggio. Ognuno ha la sua visione, no? Sì, infatti ognuno racconta il suo mondo. Guarda, loro ci stanno anche, per esempio, Monica fa le vocette, fa Lisa Simpson, me l'ha fatta anche in diretta radiofonica l'altro giorno quando è stata in radio da me. Tra l'altro, venite, seguiteci se volete sulla mia radio, Radio Cigliano, la radio del doppiaggio italiano, se vi interessa il doppiaggio, ma se ci avete seguiti fin qua con tutti i pipponi che ho tirato stasera vuol dire che vi interessa. Seguiteci su Radio Cigliano, ci trovate su Facebook, su YouTube, su Twitch per quanto riguarda i video, sull'app Radio Cigliano, è la radio che parla di doppiaggio. Quindi se vi piace il mondo del doppiaggio, venite a dare una sbirciatina ai nostri palinsesti.